The only common denominator in all of my films is my enthusiasm. Senz'altro invito sul palco Roberto Andò, Raffaele Da Carpi e Francesco Mosi. Il mio cinema era anche un cinema di analisi, non solamente di denuncia. Denunciava i fatti, però cercava anche di capire da che cosa derivassero questi fatti, quali erano le origini, quali erano i motivi, quali erano le ragioni. Ecco, questo secondo me è la cosa che manca un po' oggi. Eccellenza, in vista delle elezioni, questo volo può preludere in Consiglio Comunale ad un'alleanza tra il centro e la destra? Beh, non corriamo troppo, E certo, il successo di Gomorra e del Divo è stato un fatto significativo. Film sui fatti ci sono, anche piccoli film, ce ne sono parecchi, però l'indagine sull'analisi manca un po'. L'hai fatta piangere? No, no, ho pianto da sola, spontaneamente. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.
e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte? Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. A me non ditemi che è colpa mia. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me. Devi sorridermi se vuoi, non sarà facile, ma sai, si vuoi un po' del potere di me. Ma io non ho mai sentito il bisogno di immedesimarmi, diciamo nel senso proprio stanislavskiano, con i personaggi. Ho piuttosto, diciamo, avvicinato i ruoli come immagino, non lo so, però come immagino che un musicista, uno strumentista avvicini una partitura. Lo so, io mi sono sentito, ti preoccupare, vai. Ma dove vai a questo? Il primo traghetto alle 7 di domani mattina. Io ti odio, ci tutti i personaggi, anche se io dovessi che ne so, interpretare una serial killer, che spero sia un personaggio molto lontano da me, ma certamente cercherei un punto di contatto con il personaggio, non tanto nell'immedesimazione, un po' più musicale. Anthrax Island. That was an especially nice touch, Clarice. Yours? Yes. Yeah. That was good. Pity about poor Catherine, though. Tick-tock, 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 tick-tock. Not only the title of your music film, it seems to be a warning for anyone who wants to approach to your filmography that avoids any definition. Do you agree? I like that Stop Making Sense can describe my filmography. The only common denominator in all of my films is my enthusiasm, either for the subject if it's a documentary or for the script if it's a fiction. And I like not repeating. I like making new discoveries for myself. And that said, I would love to make another intense thriller like Silence of the Lambs, if there could ever be a script that good. At the end of Silence of the Lambs, Clarice shoots Jane Gunn. The bullet breaks the window, and we see a little American flag hanging on one side. Why did you put it there? You know, it was sometime after I made Married to the Mob and before I made Silence of the Lambs that I became more and more troubled by how much cinema in America depends on guns. So when guns are finally used in Silence of the Lambs,
I tried to make that very unexciting and very crude. And because I'm so concerned about gun violence in America, of course I had to stick that little American flag in there. What do you think about 2D cinema, not only movies, even in the music films like You Choose Your Dick? I have not seen that yet, and I've only just discovered that you two did a 3D movie. I want to see it very badly. I think 3D is very exciting. I'm going to do another performance film with Neil Young. It's going to be solo Neil Young, and without knowing that you two had done 3D already, I told Neil, I said, let's shoot this film in 3D. So we can really see the depth of the fingers on the strings. Only you might know. Talking Heads, will they rejoin together? I hope so. I hope Talking Heads will one day rejoin and play together. One of the great bands of all time. And I have hope that that will happen. Hanno a che fare con il lato oscuro dell'animo umano, con una grande istintualità che tu sai controllare molto bene. Come lavori su questo aspetto? Un po' è un caso, credo. Un po' dipenda dalla faccia con i lineamenti grossi, no? Insomma, è sto tono che ho, che è molto basso, il 48 di piedi, insomma, un po' sulle contingenze. Ci lavoro cercando di scavare internamente, no? Internamente a me, cioè, come dire, io provo ad andare a aprire quei pozzi un po' sconosciuti e neri che ognuno ha e che, ringraziando il Dio, poi tiene coperti, perché per fortuna magari ha delle condizioni di vita che non gli chiedono, no? di aprirsi. Dimmi perché hai scelto questa sequenza, Kubrick in particolare. Ma vabbè, cioè, Kubrick è il dio del cinema. Ieri Aurelio De Laurentiis è venuto e ha detto che ci sono tanti bravi registi, c'è alcuni media, ci sono solo tre dei cinema, Fellini, Kurosawa e Kubrick. Puro chi scherza? Io avrei tanto voluto vedere Ruggine, ma a Napoli l'hanno tenuto una settimana in una sola sala. Qual è il problema, secondo te, della distribuzione in Italia? Più che un problema della distribuzione, guarda, io già sono contento che una settimana c'è stato, capito? E, guarda, la cosa migliore per il cinema è la diversificazione, no? Quindi è bello avere, no, sia il blockbuster, sia la commedia, che anche il film che racconta qualcos'altro. Questo è un po', appunto, è un equilibrio strano. Sono contento che almeno per una settimana sei stato tu che dovevi sbrigarti prima. Oh. Ok. A teatro sei anche regista. Ti vedremo mai dietro la macchina da presa? Scherzi? Non vedo l'ora. Io già, non lo so, sto scrivendo sceneggiature su sceneggiature. E che bisogna aspettare quella proprio, già, quella esatta, quella che deve arrivare da sola, capito? Però figurati, non vedo l'ora. Ciao Napoli Film Festival, che bello stare a Napoli e al film e al festival. Ciao.